magari arriva con il famoso sangue agli occhi perché non ha giocato, non si è allenato il giorno prima e quindi scoppia il pallone. Però nella maggior parte dei casi credo che sia più importante avere il contatto con la palla e quindi io personalmente preferisco il giorno prima che la squadra si alleni. Allora, nel caso in cui invece gli allenamenti da tre possano essere quattro, quindi hai un pochino più di spazio, in che cosa in maniera determinante cambieresti questo planning settimanale? Probabilmente aggiungerei un'analisi d'attacco, che mentre in quelle altre situazioni dobbiamo necessariamente fare legate ad altri aspetti, nel momento in cui invece dovessi riuscire ad avere un quarto allenamento, nella giornata del mercoledì, del giovedì e del venerdì, invece di focalizzare l'attenzione su tre fasi nei 2 giorni, farei 2 fasi di gioco divise in 3 giornate, quindi mercoledì, giovedì e venerdì, 2 fasi al giorno, ovviamente contrapposte, quindi se per esempio il mercoledì gestisco fase 1, fase 4, poi vado 3, 6 e 2, 5 in modo tale da dare un cambio costante alle linee, però magari ci aggiungerei delle situazioni nella giornata del mercoledì un po' più legate all'attacco, non dividendo sempre le 2 formazioni, quindi contrapponendo magari agli attaccanti l'opposto o il palleggiatore titolare. Quello che magari potremmo definire palleggiatore titolare, perché senza che ci prendiamo in giro, se ho 3 allenamenti barra 4, non ho 12 giocatori, ne ho 6, a volte anche 5. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo essere anche bravi nel creare le condizioni perché quella situazione che noi allenatori portiamo in allenamento sia effettivamente allenante. E se magari io ci metto, faccio l'esempio stupido, l'attaccante principale contro il secondo palleggiatore, che con chi ha 3 allenamenti. A volte 4 è di 1,60 m e probabilmente non ha la stessa resa di quando io ci metto il giocatore, chiamiamolo così, virgolette, titolare o comunque con una certa esperienza in più, che in quel caso diventa molto più allenante. Quindi l'attenzione che gestirei in quella giornata che recupero è più legata a questi aspetti e non ai meccanismi di gioco. Ha riassunto questo concetto molto bene Giovanni Guidetti dicendo che il suo obiettivo è non far diventare le riserve forti come titolari, ma è di far crescere i titolari e quindi il suo attaccante migliore deve sempre confrontarsi col suo muro migliore, con la sua difesa migliore, in modo tale che sia sottoposto a grande stress e quindi di conseguenza a un miglioramento. Altro aspetto che se si riesce può essere determinante quando si hanno pochi allenamenti e soprattutto una qualità non troppo omogenea è creare delle situazioni bloccate. Quindi faccio un esempio stupido: se il mio attaccante predilige l'azione d'attacco sulla parallela, probabilmente in alcune fasi dare come input quello di trovare delle soluzioni sulla parallela, chiaramente con un'oggettività reale, cioè nel senso se la palla mi consente di uscire parallela, questo secondo me può dare anche dei vantaggi in più nella ricerca di colpi diversi, che soprattutto nel caso di 3 allenamenti non puoi ricercare nello stesso modo, con la stessa attenzione di chi magari ha la fortuna di poter allenare la squadra in maniera più continuativa. Allora, passiamo adesso proprio all'interno della singola seduta, l'hai già parzialmente fatto parlando della prima seduta della settimana, però cerchiamo proprio di farlo in maniera chiara e dettagliata. Entri in palestra, qual è la prima cosa che fai, fino ad arrivare, immagino, all'ultimo esercizio, che è un esercizio, immagino, di globale sul breakpoint. Ma ripeto, la prima cosa che faccio, sicuramente cerco di utilizzare, cioè dopo aver fatto la mobilità articolare, una sorta di attivazione non troppo lunga, di una 15-20 minuti, parliamo della fase competitiva, chiaramente, non delle fasi di preparazione o delle fasi di fine campionato dove Certo. magari si può lavorare in maniera diversa anche su questi aspetti di natura fisica, però nella fase di gioco magari l'attenzione è una ventina di minuti su quella che è la mobilità articolare e l'attivazione per passare poi subito al lavoro con la palla,
e in quasi tutti i miei allenamenti ho sempre cercato di metterci dentro, come ti dicevo, o dei lavori sul primo tocco o dei lavori sul primo tocco e secondo tocco. Quindi un aspetto determinante è che consentire a tutti di poter sviluppare un'alzata, ma non un'alzata solo ed esclusivamente alta, ma un'alzata legata alle caratteristiche del giocatore. Nell'ultimo campionato, come è accaduto anche nella mia, diciamo, come sono riuscito a fare seguendo quelli che erano gli allenamenti anche della nazionale e di Marco Mentarelli, col quale mi pregio di poter collaborare durante l'attività estiva, ovviamente il tutto era legato anche ad azioni di una palla un pochino più rapida, non solo di una palla alta, e quindi abbiamo portato dentro nel gioco e nella prima parte del lavoro tutto quello che poteva fare il libero o il centrale o un qualunque altro giocatore che si trovasse ad organizzare un'azione di contrattacco, e quindi legato a traiettorie non necessariamente alte, ma traiettorie un po' più vicine a quelle del palleggiatore. Quindi tutti i giocatori che si trovavano ad effettuare il secondo tocco si allenavano, questo sì, ti direi in tutte e tre le sedute, ovviamente tarando la tempistica, ma tutti i miei giocatori erano abituati ad alzare palloni differenti, quindi quando l'azione obbligava ad alzare una palla alta, alzava una palla alta. Nella possibilità di giocare palli un pochino più rapidi, tutti quanti erano nelle condizioni di poterlo fare, o quantomeno si allenavano. Già una cosa importante è che sei come me, vieni dalle scuole un pochino più vecchie, diciamo così, già dare al centrale la possibilità di poter palleggiare è una cosa importante, mentre spesso mi capita, anche nei corsi allenatori che mi trovo a fare, mi capita che la prima domanda che mi fanno è: ma il centrale quando palleggia fa doppia? Ma se tu non lo alleni, non crei le condizioni per allenarlo, insomma, si fa più fatica. E quindi in tutte le sedute delle quali tu mi parlavi c'è sempre un pochino di spazio legato all'alzata. Poi subito dopo, chiaramente in base alle giornate, come dicevo prima, l'esercitazione del break point è fissa, ce la metto sempre in tutte le attività, come ti dicevo, il martedì in maniera un pochino più statica, nel senso, se ci metto i plinti, come raccontavo prima, diventa un'azione dove non c'è una squadra che gioca contro l'altra, ma magari c'è una situazione, magari di un tempo ridotto, dove si provano quelle situazioni legate alle uscite d'attacco dell'avversario. Quindi se per esempio ho deciso di tenere la parallela e magari dato un compito diverso al posto 6 in difesa, chiaramente quelle sono azioni che si possono ripetere solo con l'attacco da sopra al plinto. In campionati dove non hai gli attaccanti che nella fase break sono capaci di attaccare sempre la palla al lì dove vuoi, perché se magari lo devo fare in una situazione dove ci sono attaccanti capaci, lo fai con il gioco e quindi diventa chiaramente molto più semplice. Nel momento in cui questo non è possibile, ci metti o i giocatori o gli allenatori ad attaccare da sopra il plinto, e quindi la tempistica ti porta poi a fare anche delle esercitazioni che dal punto di vista della pallavolo moderna probabilmente sono un pochino più distanti, però che chi ha 3 allenamenti / 4 allenamenti deve poi provare a fare. E due, poi c'è sempre... Scusa Nino se ti interrompo, due domande flash: lavoro a coppie sì, lavoro a coppie no, attacco libero sì, attacco libero no. Allora, lavoro a coppie io lo uso solo nella prima parte della stagione, quindi dove c'è da magari porre l'attenzione su delle uscite difensive in maniera insomma importante, ma diversamente durante il campionato assolutamente no. L'attacco libero è un qualcosa che può servire a spot, ma non certamente in tutte le settimane, semplicemente perché quando noi giochiamo non attacchiamo senza muro e senza difesa, e quindi l'attacco libero può servire in alcuni momenti a provare determinati tipi di palle, ma senza muro siamo tutti bravi, con il muro diventa un pochino più difficile, e quindi probabilmente sarebbe opportuno inserire l'attacco contro muro quasi sempre, non l'attacco libero. Sì, poi credo che oltre all'aspetto del muro che è determinante, è molto importante anche quello che succede prima dell'attacco, no? Nelle situazioni di attacco libero tutto quello che succede prima è irreale, quindi sì, ma sicuramente meno
meno realtà. Sì, è irreale, quindi faccio delle cose che ho più tempo per fare, mentre in campo non ho quel tempo. Il tempo me lo dà quando la palla va dal primo tocco al secondo tocco. Quindi se io mi devo preparare in quel lasso di tempo, la traiettoria può essere più tesa, più corta, più alta, più bassa, e quindi chiaramente cambia tutto. Io avevo un centrale in Serie A che prendeva la rincorsa dai 6 metri e mi faceva sorridere quando in partita, no, è grasso che cola se hai 1,5 metri in contrattacco, sì, per prendere mezzo passo, no? E quindi chiaramente una situazione... Esattamente come nel medio livello è importante far capire al centrale, visto che hai parlato del centrale, che l'obiettivo deve essere quello di arrivare al centro del campo, però man mano che la palla diventa più veloce è impossibile arrivare al centro del campo, quindi io devo essere abile anche nell'uscire da rete facendo un solo passo, nell'uscire da rete facendone due e creare le condizioni per capire quale azione di primo tempo in contrattacco io realmente posso giocare. Non è detto che ce ne sia una certa, ma me la devo costruire. Dopo questo lavoro che hai spiegato molto bene, entri in una fase di 6 contro 6 a punteggio? Allora, solitamente la fase di 6 contro 6 al punteggio la utilizzo, se ho 3 allenamenti, penserei di utilizzarla nelle ultime 2 giornate. Okay. La prima giornata lavorerei più ad obiettivo, quindi come ti dicevo, se ho magari un giocatore che ha difficoltà ad uscire sulla parallela, col muro sulla parallela, magari chiederei di ricercare queste situazioni. Quindi nella prima giornata mi focalizzerei un pochino di più su quello che è l'obiettivo da ricercare, mentre nelle altre due gestirei il punteggio. Perché questo? Perché quando si gioca a punteggio non bisogna fare una richiesta tecnica. Se si gioca a punteggio l'obiettivo è far punto. Quindi come lo faccio e faccio, l'obiettivo è far punto. Mentre se io do un obiettivo tecnico, magari il giocatore in alcune situazioni non è preoccupato di far punto, perché poi c'è il giocatore, l'agonista, così come quello che si preoccupa di non sbagliare. Se io gioco a punti, in alcuni momenti c'è chi si preoccupa di non sbagliare, quindi magari non prova altre soluzioni. Se gioco ad obiettivo, probabilmente in alcuni momenti riesce anche a non ricordarsi che nella pallavolo conta chi fa meno errori. Ma se mi metto lì e provo un'azione, magari poi mi ritorna utile. Tipo la giocata sulle mani alte. Quanta gente magari si ritrova ad aprire le mura della palestra. Però se non imparo a far questo cercando le mani del muro e quindi abituandomi anche in alcuni momenti a capire che quello è un errore positivo piuttosto che altri, probabilmente non riesco poi ad avere un vantaggio in più durante la giocata. Nella seconda e terza seduta, che possono essere anche la terza e quarta in caso di 4 legamenti, invece hai dei lavori a punteggio specifici, caratteristici tuoi? Ma caratteristici no, sicuramente gestisco delle azioni con dei punteggi, che ne so, partendo dal 21-19 per la squadra che magari so che è un pochino più... la squadra titolare. Se invece mischio le carte, no, parto da situazioni legate al 18 pari, 20 pari a seconda di quello che voglio utilizzare e poi gestisco sempre delle conferme. Quindi faccio un esempio stupido: se per esempio sto facendo l'azione con l'azione di cambio palla, se faccio cambio palla subito, la squadra che ha fatto il cambio palla sulla prima azione potrebbe avere una palla più facile da giocare. Se invece non faccio cambio palla subito, magari ci metto dentro un'azione un po' più complicata. Se subisco la murata, idem, quindi creare delle condizioni dove se ho deciso di dare focus ad un'azione tecnica in particolare, la squadra che riesce a fare il punto in quella maniera magari si rigioca un'azione in facilità. Questo un po' in maniera così semplice. Poi, come ti dicevo, è chiaro che dipende dal focus. Il focus lo vai a mettere in base a quelle che sono le caratteristiche, quindi, della squadra o del fondamentale che sei andato ad analizzare. Cioè, se per esempio so di essere una squadra in difficoltà sul cambio palla, probabilmente ci metto dentro quel discorso che ti dicevo: se faccio subito punto sulla prima azione ho un'azione facilitata. Se invece sono una squadra che ha una media abbastanza buona di cambio palla, non lo faccio, magari pongo più l'attenzione su quelle che sono le rigiocate. Quindi comunque negli esercizi è sempre ogni palla un punto? Sì, quasi sempre sì, o comunque un grande punto viene gestito da 4 punti parziali. Quindi se per esempio ho deciso
di dare punto alla fine di quattro azioni, comunque le altre quattro azioni valgono qualcosa, non sono un mezzo punto o qualcosa del genere. Non so se mi sono... Assolutamente sì. L'ultima giornata, quella di pre-gara, e c'è qualcosa di particolare, soprattutto se è il giorno prima della gara?